Va bene? Allora partiamo con questo quiz di Stefania. Ciao Saretta, bella di casa. Partiamo con questo quiz di Stefania e vediamo un attimino di quagliare. Aspettate che ve lo metto un attimino meglio al centro. Eccolo qua. Comune di Monopoli, istruttore amministrativo. Va bene? Partiamo allora? No, Manni, perché no, perché con 30 domande finiamo a mezzanotte e mezza. Ci abbiamo già provato, ne riusciamo a fare 7-8, a aspettare che rispondano tutti, capito? Che hai trovato? Il quaderno tecnico dell'ANCI, Gin? Sì, poteva essere una cosa carina, è vero. Però non so che dirti, io ho messo la risposta automatica su Gmail, ma che te l'abbia rigettata penso soltanto perché hai sbagliato l'indirizzo, non vedo altra spiegazione. Allora dai, famo se sto quiz, io mi ci butto. Va bene, Chicco. Guarda, aspetta che ti apro adesso la Gmail, aspetta. Oddio, ho paura di vedere quante mail ci... Ah, soltanto 4 mail, ok. C'ho 4 mail, però... Boh, no, la tua non... No. No. Va bene, dai. Partiamo con il quiz allora e ripeto, ognuno per i cazzi suoi e ci rivediamo tra un po'. E divertiamoci. Allora, col tubi è stata rischiata. Oh, mandata ora. Ok, grazie, Gin. Aspetta, fammi vedere allora se mi arriva. Ok, grazie che non si vedono bene i numerini. Adesso aggiustiamo la cosa. Ok, grazie, Fabri. Olè. Adesso si dovrebbe vedere bene tutto. Certo che puoi rispondere in chat. Ciao Tania, benvenuta. Buonasera. Certo che possiamo rispondere in chat, possiamo anche interagire, però stavo dicendo, non mi metto a fare il sondaggio domanda numero 1 ABC, domanda 2, perché se no non finiamo mai. Grazie a te, Fabri. Allora, non mi è arrivata la tua mail, Gin? No. Secondo me scrivi al punto it anziché punto com, una roba del genere. Ah, ora te l'ha data inviata, fammi vedere. No. Non c'è qui. Vabbè, arriverà. Eccolo qua. Allora, Lolita, vuoi che ti mando il quiz pure a te? Io intanto lo lascio qua, capito? Così poi con la registrazione ve lo andate a rivedere con calma. Dai, partiamo. Con il tubo è stata riscritta la chat soltanto per le risposte e non mi fate domande. Tacci vostra. Buon lavoro a tutti. Ok, dai, Saretta. Con il decreto 165 è stata riscritta la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari. In particolare il 55 bis distingue tra sanzioni di minore gravità non superiore al rimprovero verbale e quelle di gravità superiore. Da chi sono arrogate le prime, cioè quelle di minore gravità? Vabbè, è dal responsabile della struttura. Grazie al cazzo. Comitato unico di garanzia, no. Questo interviene sui dirigenti. Collegio di disciplina, istituto secondo... No. Questa risposta A. 2. Secondo le modalità indicate dal codice dei contratti pubblici, indicate dal codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti forniscono accesso al mercato di operatori economici rispetto ai principi di concorrenza, parzialità, non discriminazione, parzialità, possono favorire... Questa risposta A, la numero 2. 3. Ai sensi del 679, tra i diritti interessati sono presi i cosiddetti B. No, non è vero. Sì, B. Domanda 3B. Quale dei seguenti, ai sensi della legge penale, un diritto proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione? Oh, non spiego i quiz più facili, grazie al cazzo, ok? Quelli più facili non li spieghiamo. Un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, non è la corruzione in atti... non è la malversazione, no, forse è corruzione in atti giudiziari. Andiamocelo a rivedere il 314 ter, mi ricordo che era. 314 terra amara, una serie TV, aiuto. No, quello è il peculato, 319 ter può essere. Corruzione in atti giudiziari. Eccola qua. Se i fatti indicati negli articoli della favore di usare una parte in un processo, 300 il pubblico. Sì, quello
Quindi questa qua dovrebbe essere A, perché la malversazione me lo ricordo che è chiunque. Millantato credito è chiunque. A parte che mi sa che l'hanno abrogato il millantato credito, non era che l'avevano abrogato. Il diritto di accesso della 241 si può esercitare fino a quando la PA. No, la B è una grande stronzata. No, questa dovrebbe essere A, la numero 5, che avete scritto voi, 5A, infatti. Ma sono tutte A, più o meno. 5A, regà, perché cioè, ha il documento in suo possesso e comunque non ho. Cioè, fin quando ha il documento in suo possesso. E certo, lo dici di lei quando è che c'ha il documento in suo possesso. No, fin quando ha l'obbligo di detenere i documenti a cui si richiede di accedere. Risposta 6. 101 del codice degli appalti. Al fine di integrare gli operatori economici e la documentazione mancante, ad esclusione della documentazione che comprende l'offerta tecnica e l'offerta economica, la stazione appaltante assegna un termine. Dovrebbe essere A pure qui, la numero 6 che avete scritto voi. O forse B, aspettate. Il 101,1. Al fine di integrare gli operatori economici e la documentazione mancante, ad esclusione. Vabbè, questo è tipo il soccorso istruttorio. Boh, io mi ricordavo che era A. E invece B, perfetto, grazie, quindi non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10. Grazie ragazzi. Numero 7, la disciplina del silenzio assenso previsto nell'alveo della 20 non si applica, tra l'altro. Il silenzio assenso non si applica agli atti di emanazione dirigenziale. Cazzo ha detto, dipende dal tipo di atto dirigenziale e in che procedimento è incastonato. A tutti i procedimenti di accesso civico, atti riguardanti l'ambiente, direi la numero C e la lettera B e la lettera 3. Lettera C. Ancora appalti. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio di altre amministrazioni. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare con contratto, le stazioni appaltanti nominano nel proprio interesse un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione. Questa direi che è la A, ma sono tutte A. Che avete scritto voi? 7C, 8A. Va bene, andiamo avanti. 9, ancora appalti. Poi un raggruppamento temporaneo di operatori economici presentare un'offerta ai fini di ottenere l'aggiudicazione in appalto. Certo. A. 9A. Il mandato me lo devi fare prima nel raggruppamento temporaneo, ok? Altrimenti diventa avvalimento se siamo in fase di, diciamo così, esecuzione, ok? 9 che sta da scrivere, perché B? Lo sai che Sara mi ha fatto riflettere? Mi sa che mi sono mosso troppo di fretta. A parte sì, scusate, ho letto male io, mandato collettivo speciale, ma basta pure una scrittura privata. Bravi, molto più attenti di me. Bravi ragazzi, 9B. 9 è la B. Sì, purché contenga l'impegno a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse. Regà, mi state a far confondere però, eh. Perché voi siete andati tutti con B. Però vabbè, il 68 lo conosciamo, andiamocelo a vedere. Tanto è inutile che stiamo a parlare se non c'è una norma sotto il naso. Ah, tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione è mandato collettivo speciale. Bravi ragazzi! 9B, bravi. Ciao Debbie! Ma scusami PL, come fa a esserci. Ma scusatemi, come il silenzio rigetto nell'accesso civico? Sì, sono d'accordo. Boni, perché stiamo andando troppo rapidi con sti quiz, eh? Non mi sta piacendo la piega che stiamo a prendere. Qua come la mettiamo però? Le disposizioni del presente articolo.
Aspettate che vi faccio vedere. Questo è l'articolo 20 della 241. Aspettate che ve lo rimpicciolisco. Regà, però, buoni un attimo. No, infatti. Regà, scusatemi, eh. Andiamoci a prendere anche il 5 del 33, allora, come dice Ivan. 33 2013. No, no, infatti, Gine, stiamo cercando di fare proprio questo perché abbiamo risposto, soprattutto io, e vi chiedo scusa, con troppa facilità. Torniamo un attimino alla 7, perché il punto qua è questo. La disciplina del silenzio assenso previsto dall'articolo 20, non da altre fonti. Dall'articolo 20, la disciplina del silenzio assenso non si applica agli atti e ai procedimenti relativi all'ambiente. Regà, ma di che stiamo a parlare? Scusate, eh? All'ambiente. Perché ci abbiamo dubbi su sta roba? Che sia la C? Che la numero 7 sia C? Andiamo con... No, ma ho sbagliato io in primis, Gin. Ho sbagliato io, andare troppo rapido. Però, almeno sul 7, dico, cazzo, lì è ambiente. Di che stiamo a parlare? Generalizzato, andiamo a vedere se il generalizzato ce l'ha. Andiamo a vedere. Eccolo qui. Ma amministrazione, no, regà, è il civico che deve concludersi con provvedimento espresso, non il generalizzato, però, scusate, eh. Cioè, mo non ci confondiamo, però. No, questa è C. Pochi cazzi. E poi, cioè, no, no, è C. Qui è C, regà, è C. Sul 9 ho detto una stronzata io, perché ho letto con troppa fretta. Ok, però 7 è C. Pochi cazzi. Damo un po', su. E namo? Namo la domanda 10, va. Ai sensi del 267, la giunta comunale presenta al consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni entro questa, lo sappiamo. Dio, che succede? Certo, Massimo, assolutamente sì. Esatto. Però c'era da capire quell'altra cosa del silenzio rispetto all'accesso civico, cioè accesso civico generalizzato, rigetto. Silenzio assenso. Eccolo qua, non citando il 33 del 2013, la normativa sul silenzio, cioè non dicendo che pur essendoci un provvedimento espresso, il silenzio eventualmente è diniego o rifiuto, non ci interessa proprio, cioè non è che non si applica il silenzio assenso al generalizzato, non è proprio previsto nessuna forma di silenzio, ok? Torniamo a noi, dai. La 7 è al negativo. Cioè il silenzio assenso non si applica all'ambiente, giusto? Generalizzato invece non dice questo, dice che deve farsi un provvedimento espresso. La pubblica amministrazione non lo fa nel termine? Fai un rito contro il silenzio ex articolo 31 CPA. Scusate, Fabri, scusami, sto proprio rincoglionito con sti cazzo di quiz, scusami, Chicco, grazie. Va bene? Quindi là dice che devi fare un provvedimento espresso. Se non lo fai, te fai il rito contro il silenzio, articolo 31 da CPA. Il riferimento, come dice Jessica, è la 241. Va bene, regà, alleniamoci anche su questo. Quale tipo di garanzia provvisoria, ai sensi del 53 degli appalti, deve essere costituita su richiesta della stazione appaltante per le procedure di appalto che la prevedono?
No, esclusivamente fideiussione bancaria no. Può essere costituita esclusivamente, ma che è la stessa cosa, la garanzia provvisoria può essere costituita esclusivamente sotto forma di... No, cauzione assicurativa no. No, no, no. C, la 11 è C. Nei tributari l'amministrazione è tenuta a inviare la comunicazione di avvio del procedimento. Boh, B, sempre. Che dite voi? Non mi bravi, scrivetemi 11C, non soltanto C. 11 è C, regà. Palese. Questo proprio do per certo. Esatto, Ivan, non è che non si applica il silenzio assenso, non si applica proprio il silenzio qualificato. Bravo, in un senso o nell'altra. Bravo. Allora, c'è da dire che la risposta A... No, però dice... Fermi tutti. Articolo 7 della 24 del 90. Guardate, oggi con la fretta vi sto a far sbagliare tutti i quiz, oh. Allora, 7. Ah, vediamo 8. 9. Boh, che dite voi? Ai sensi dell'articolo 47 della legge stessa, ma quale legge stessa? La 241 non c'è l'articolo. Boh. Allora, la risposta qua sembra quella più giusta perché quella è un po' più articolata e un po' più tecnica. Magari è pure quella giusta, ma cioè, ex legge 241 del 90, sempre è un ordinario. Sì, è vero, potrebbe non essere un procedimento ordinario, sono d'accordo. Però che facciamo? Non gli mandiamo la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di un procedimento tributario? Mi sembra un una cazzata. Se qualcuno conosce la normativa meglio di me, me lo faccia presente. Cioè, in questo caso qua dico: quale tra queste affermazioni 12b, ok, risulta coerente con il dettato legislativo del 62 del 2013, dipendente dal rispetto alle prescrizioni del piano di prevenzione, via, dipendente rispetto alle prescrizioni del piano, ma non può prestare solo l'operazione di spostare che è disponibile, via, dipendente rispetto alle prescrizioni del piano, c, 13c. L'organo di revisione 14 è A. Nell'ambito della disciplina riguardante gli accordi integrativi è ammessa la facoltà della PA di recedere unilateralmente dall'accordo? Sì. È ammessa la facoltà dei soggetti politici, fermo restando l'obbligo di ristorare. Questa facoltà con obbligo di ristorare. Questa, la 15, è A. Ma sono tutte A. Scusate, chiudo che c'ho il cane che abbaia. 13C, bravi. 13C, vi rimetto la 14 che è A. 15 è A, sono tutte A. Ai sensi della 190, il PNA viene adottato, sentito il parere del Conferenza Unificata? Vediamo un po' se la Conferenza Unificata. Sì, Comitato Interministeriale, cioè il CIPE per la programmazione economica e la Conferenza Unificata. Quindi, risposta 16 e la B, grazie. In base al codice penale, la qualità di pubblico ufficiale sicuramente è un elemento costitutivo del reato. Dobbiamo capire se è anche una circostanza aggravante. No, questa è A. Le però cazzo, magari mi scordo che c'è un'ipotesi di reato che prevede un maggioramento della pena edittale laddove a commetterlo sia un impiegato pubblico. In un concorso io mi sarei buttato su B, devo dirvi la verità. Andiamo a vedere, va. Pubblico ufficiale, circostanza aggravante. In un concorso mi sarei buttato su B, onestamente. Sì, circostanze aggravanti comuni. Ah no, contro un pubblico ufficiale. Ecco, quindi no. Qualifica pubblico ufficiale.
Continuo a dire che mi sarei buttato sul fatto che può essere anche un aggravante. Voi che dite sulla 17? Abbiamo un bel dubbio, vero? Tra A e B. Ma adesso cerchiamo di dirimerlo. Sapete come facciamo? Ci prendiamo il codice penale. Andiamo a prendere Ah, questa qua, sta pagina non la posso far vedere, mannaggia. Ci andiamo a prendere i delitti contro la pubblica amministrazione. Eccoli qua e ce li vediamo tutti. Pubblico ufficiale, questo via. Articolo successivo. Non 12 ore per ogni carico, 3:15. Via. 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 No, raga. No, dovrebbe essere soltanto un elemento costitutivo. La domanda IVA nella numero 17. Siamo molto indecisi tra A e B. Elisabetta, lo so che secondo te non è aggravante, ma dovremmo portare, diciamo, delle pezze di appoggio per dirlo. Oh, Gerardo Bacco, vediamo il traffico di influenza illecita. Bravo. Chiunque fuori dal concorso di reati sfruttando pubblico ufficiale o uno niente, la pena è aumentata. Ah, oh, bello de casa, hai trovato l'unico caso. Bravo, traffico di influenze illecite, mi piace molto. Grazie, me li stavo a vedere tutti, poi ho detto no, non ce la faccio a leggermi tutte le cose. Bello, mi piace, quindi articolo, mi hai detto. Traffico influenze illecite 346 bis. Bella chiamata, bravo. Bravo. 346 bis. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere assieme ad altri denaro o altre attività rivesta la qualifica di pubblico ufficiale. Si intende aumentata di un terzo del massimo. È una circostanza aggravante. Grazie. Chi ha fatto questo bell'intervento? Gerardo. Bravo. 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 Quindi io buttandomi mi sarei trovato con una risposta corretta. Però sarei andato a culo io su questa. Ai sensi del 43 del tuo, i consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Entro quanti giorni la presentazione di un'interrogazione in sito che è tenuto a rispondere? Beh, 48 ore, mi ricordo. Se non sbaglio è B qua. Che dite voi? Eh beh, certo che è aggravante se... Sì, se è un aggravante non è un reato proprio. Assolutamente sì, Elisabetta. 30 giorni, mi fido di te, Eliana. Perfetto, grazie ragazzi. Devo ripassarlo il TUEL, come si vede. Ai sensi del 55 bis del TUPI, le infrazioni per le quali è previsto il riprovero verbale si applica la disciplina stabilita... Diciannove C, vi torna? Ok, sto a sbagliare tutte. Allora, intanto mi ricontrollo il 43 del TUEL, giusto per darvi conferma. Eccoci qua. Sì, comma 3.
3 entro 30 giorni, bravi. 19 direi B, codice di comportamento, vediamo subito il TUPI 55 bis. Tra l'altro è una delle lezioni che abbiamo visto anche di recente, quindi complimenti a me che non mi ricordo un cazzo. Contratto collettivo, invece no, c'avevo ragione io. C. Quindi è competente il responsabile della struttura e quello l'avevamo visto. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. Bene, su questo almeno ho fatto una figura degna, meno male. Io ho paura perché voi, ragazzi, ormai siete più forti di me. Il diritto di accesso ai documenti si esercita a 20A. Andiamo alla domanda 21. Il governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso ai documenti amministrativi quando A. Sono tutte A, regà, tutte A. A quale organo si rivolgono a interrogare per chiedere supporto tecnico nella redazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione che a fine di assicurare siano formulati e adottati in rispetto alle linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione? Al prefetto. De che stiamo a parlare? 22C. Brava Liana, grazie che mi dai conferma. Quando un consigliere accetta la carica di assessore? Quando un consigliere accetta la carica di assessore, chi gli subentra? È dell'intera coalizione o della sua lista? No, della sua lista. 23C, vi torna? 23 secondo me è C. Cioè, non dell'intera coalizione, soltanto della sua lista, io direi, no? 23C, dai. Sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza. Allora, qua adesso entriamo nel 445. Sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza sottoscritte dall'interessato e prodotti in sostituzione dei certificati tra gli altri. A. Lo stato di disoccupazione e il possesso della partita IVA. Assolutamente autodichiarabili, se non sbaglio. Assolutamente sì. 24A, grazie Monica. Buonasera a tutti, scusate, oggi non mi sono... Va bene Lucy, non ti preoccupare. Guardatela domani perché oggi è stata interessante. Sono tutte A, raga. La disciplina del silenzio non si applica B, alla difesa nazionale. Ma non per altro, quanto perché nell'accesso civico è generalizzato, abbiamo detto, non si applica proprio l'istituto del silenzio qualificato, come ha detto Ivan. Quindi 25B. Credo, eh. Giusto? Stiamo un attimo sulla 25. 26. Ai sensi della 241 il diritto di accesso è sempre escluso. A. Tutto A. Tutto A. Tutto A. In quale procedure di affidamento dal codice degli appalti le stazioni appaltanti non richiedono le garanzie? B. Lavori, direi B. Ivan dice aspetta. Che devo aspettare, Ivan? Dimmi un po' che succede. Tanto vedo quanti siamo oggi. Torno indietro. Alla 25, cosa hai sgamato alla 25? Dimmi un po'. Cosa hai sgamato? Che in realtà è l'accesso civico? Non mi dico così, te prego. Non mi dico così, te prego. Non mi dico così, te prego. La numero 25, beh, che me volete dire? Che l'accesso civico c'ha il silenzio assenso? Cioè, che non gli si applica il silenzio assenso? La domanda è al negativo, non si applica alla difesa nazionale. La disciplina del silenzio assenso non si applica alla difesa nazionale. Cioè in caso di istanza su documenti a difesa nazionale non c'è il silenzio assenso. Esatto, difesa nazionale. Perché abbiamo dubbi su questa cosa? Che dubbi abbiamo, Ivan? Che dubbi abbiamo? Un crabby.
Grande PL. Dai, andiamo avanti, andiamo alla numero. Monica sta a dormire. Ah, 26. Oh, guarda che tocca controllare i risultati. Svetti un po'. Ah, 26 è la A, 27 penso sia B. Nella comunicazione la data entro la quale lo stesso deve concludersi. Direi B. 27A. Perché 27A? Regà, sulla 27 nessuno mi ha dato risposte. Secondo me è la B. 27B. Andiamoci a leggere il 53,1. 36 del 2023. Articolo 53,1. Nelle procedure di quell'articolo 50,1. Affidamento diretto di lavori. Perfetto. Ok, quindi era corretta. Quindi 27 è B. No, no. L'abbiamo appena visto, tesoro. Denisa, abbiamo appena visto, eh? 36 del 2023, articolo 53. Nelle procedure di affidamento ex articolo 50, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. Articolo 50,1. Lavori di importo. Ok. Bene, andiamo. Numero 28, quindi secondo me dovrebbe essere la B. Numero 29. La regione, previa intesa con gli enti locali, può definire ambiti sovracomunali per esercizio ordinario le funzioni degli enti stessi attraverso forme associative di cooperazione. Quali tra queste materie non rientrano? Piano di traffico. No, il piano di traffico sì. Attività culturali, servizi alla persona. No, piani di traffico intercomunali. No. Sono molto indeciso tra servizi alla persona e piano di traffico intercomunale. Che dite voi sulla 29? Sono molto indeciso. Va bene, andiamo sull'A. Va bene. Ci avrei ragionato un po' al concorso, però sì. Va bene, grazie regà dell'appoggio. 30. La conferenza di servizi è luogo istituzionale deputato al coordinamento delle PA per la valutazione contestuale sincronica degli interessi pubblici coinvolti nell'azione amministrativa. Essa può essere indetta. Ok, no, non può essere indetta dal privato, può essere segnalata, richiesta dal privato, ma non indetta. A 30A, direi che non ci stanno cazzi. Oh, Orazio, ciao, buonasera. Vediamo le domande di riserva, famose pure queste. Cosa è obbligato a fare la PA nell'ambito di concessioni di sovvenzioni di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati? Fissare dal principio. Manco leggo le altre. R1 è la A. 30, che facciamo? A o B? Secondo me è A. Cioè l'indizione, regà, deve essere fatta dalla precedente, non la richiesta, l'indizione. Jessica dice 28C. No, secondo me 28 è B. Ok, grazie Ivan. Buonasera Orazio, bello di casa. Andiamo all'R2. Quanti seggi vengono assegnati alla lista che è collegata al sindaco abbia ottenuto il maggior numero di voti? Boh, 2/3 mi sembra, non mi ricordo. R2, qualcuno risponda per favore. In quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto? A. R3 è la lettera A. 2.
Due terzi, grazie Debbie, mi ricordavo bene allora. Ok, tanto è tutto A questo compito. Andiamoci a prendere le risposte corrette. Me la apro qui da un'altra parte. Eccoci qua. Allora, me le apro di qua. Fabri, lo sai che sulla 29. Tanto guarda, adesso ci vediamo le risposte corrette, regà. Quindi anche qua poco da fare. Allora, pronti? Partiamo con le risposte. 1 A, 2 A. Sì, 3 B, e lo sapevamo. 4 A, perfetto. 5 A, perfetto. 6 era la B, perfetto. 6 era la B, 7 C, perfetto. 8 A, perfetto. 9 B. Perfetto. 10 A, 11 C, perfetto. 12 C, 13 cazzo. Regà, qua la 12 mi dà corretta la C. Qua sono stato un coglione io. È vero. La lettera della 2 contro 1 parla di quello. Va bene. Abbiamo imparato un'altra cosa. Bravo. Bravi. No, aspetta, su cosa ci stiamo concentrando? Laddove non viene indicato è 30 giorni. Ma che cosa? Per cosa, regà? Ah, vabbè, vado avanti, poi mi fate sapere a cosa vi stavate a riferire. Oh, la 12, regà, qua mi dà corretto C. Va bene, coglioni noi, coglione io. 13 C, perfetto. 14 A, perfetto. 15 A, va bene. Tu qua, Stefi, hai messo B se non sbaglio, eh? Però è un errore perché non c'è, cioè, in caso di recesso c'era l'indennizzo. In caso di danno, non il risarcimento del danno. Boh, non lo so. Mi sono messo la sveglia per guardare The Boys. No, io direi 15, direi A. Sì, 15 A. 16 B, perfetto. 17 B, perfetto. 18 C, perfetto. Bravi voi. 19 C confermato, 20 A perfetto, 21 A perfetto, 22 C perfetto, 23 C bravissimi, 24 A bravi, 25 B pochi cazzi. 26 A, 27 B, 28 B, 29 A, bravi tutti, 30
30 dice C. Regà, scusatemi, ma l'indizione è vero che forse in quella preliminare potrebbe indirla il privato, però io onestamente non ho mai sentito parlare di indizione. Ho sempre sentito parlare di impulso, proposizione, richiesta, istanza, ma non che viene addirittura indetta. Però abbiamo imparato due cose interessanti oggi. L'indizione della conferenza di servizi dalla precedente, la coinvolta o anche dal privato, e poi la domanda numero 12. Nei procedimenti tributari l'amministrazione è tenuta a inviare la comunicazione di avvio? No, per espresso divieto contenuto nella legge stessa. Va bene? Oh, vediamo le risposte, quelle di riserva. R1A, perfetto. R2A, perfetto. R3A, ovviamente. Dai, direi che abbiamo sbagliato 2, 3/4 errori. Ma infatti può chiederla, ma non può indirla. E regà, allora niente, è sbagliata pure questa. Per me è proprio sbagliato, cioè essa può essere indetta dal privato, ma non credo proprio. Però, ripeto, magari mi sbaglio io. Andiamo a vedere un attimino la preliminare, conferenza di servizi. La conferenza può essere indetta dall'amministrazione procedente anche su richiesta. Regà, è sbagliata. Secondo me l'hanno sbagliata la numero 30. Fategli ricorso! Fategli ricorso! Bravo Massimo. Bravo PL. Brava Monica. Questo è un errore. L'hanno sbagliata, penso che non credo ci sia una giurisprudenza dietro, almeno io non la conosco se c'è una giurisprudenza dietro. Però strettamente il termine indizione non ci piace che si parli di. Va bene, bravi. Termino registrazione. Bravi tutti.